in collaborazione con Apima Mantova, Coldiretti Mantova, Latteria Sociale di Roverbella. Della semina fa tappa a Quistello e leggiamo bene qua l'arte di vinificare in Quistello il Grappello Ruberti. Seconda puntata dedicata ai vini mantovani, al consorzio dei vini mantovani. Eravamo andati in ottobre nell'Alto Mantovano a parlare dello Chardonnay, ci siamo spostati adesso nel Basso Mantovano e più precisamente, come avete capito, a Quistello per parlare del Lambrusco con Luciano Bulgarelli. Intanto bentornato al tempo della semina dopo la prima puntata. Qua adesso siamo, se vogliamo, anche nel tuo regno, perché qua parliamo sia a nome del consorzio ma anche a nome della cantina sociale di Quistello. Il regno del Grappello Ruberti, il regno del Lambrusco Mantovano DOC, possiamo dire così? Sì, qui siamo nella zona di produzione del Lambrusco Mantovano che si estende da Felonica fino a Suzzara e nella parte oltre il Po verso Viadana. Quindi mi dispiace che le trasmissioni non siano in odorama perché non potete apprezzare appieno quello che stiamo annusando in questo momento, ma si sente già odor di mosto, odor di vendemmia, quindi siamo in periodo di vendemmia, stiamo vendemmiando i lambruschi, precisamente oggi stiamo ritirando il Grappello Ruberti e siamo in odore di mosto, ecco, perché poi alla fine dalla pigiatura otteniamo il mosto per poi dopo proseguire la varia lavorazione per avere il vino. Alle nostre spalle vengono le fasi di pigiatura. Pigiatura entro quanto avviene dal momento della raccolta? Questo ovviamente per i profani che proprio di vendemmia non capiscono assolutamente allora niente. Deve avvenire nel più breve tempo possibile, ecco. Questo quindi perché? Ma indubbiamente perché l'uva appena raccolta comincia subito una fermentazione, quindi prima noi la portiamo in cantina e meglio è. Normalmente stiamo parlando nell'arco delle 7-8 ore, ecco, nella raccolta manuale nelle 7-8 ore. Pigiatura meccanica utilizzando determinati macchinari? La pigiatura è una pigiatura soffice perché comunque abbiamo delle pigiatrici che fanno una pigiatura soffice in modo tale di non andare a stressare troppo quello che è l'acino per cercare di raccogliere il meglio dall'acino per poi portarlo in vinificazione. Pigiatura soffice, ma mai così soffice come quella che avveniva una volta utilizzando i piedi? Beh, diciamo che sì, ovviamente. Quella era proprio quella soffice per eccellenza. Non è detto, dipendeva poi dal peso delle persone, ma comunque certo. Che questo è un aspetto positivo. Però diciamo che oggi si cerca di fare anche una pigiatura più controllata, perché una pigiatura si vanno a regolare le macchine in funzione di quello che vogliamo ottenere. Ecco, questo è. È bello ricordare il passato, ma ovviamente il presente è fatto anche di meccanizzazione e di lavorazione. Abbiamo parlato della pigiatura, la fase successiva, Bulgarelli, riguarda la torchiatura dell'uva. Questo tipo di operazione che cosa consiste? Beh, prima della torchiatura, una volta avuto il pigiato, quindi di raspato, sì, entra sì all'interno di questi fermentatori, dove qui rimano da alcune ore ad alcuni giorni a seconda della tipologia di lambrusco che vogliamo ottenere e la colorazione e le profumazioni che vogliamo ottenere dal vino. Dopodiché si ha la parte di svinatura, quindi il mosto prende la sua strada, viene raffreddato immediatamente, perché qui questi sono tutti a temperatura controllata, anche le fermentazioni sono a temperatura controllata, il mosto viene raffreddato a 4 gradi per poi dopo portarlo nelle altre fasi di lavorazione, mentre quella che è la vinaccia, che è la buccia, nient'altro che la buccia, no, dell'uva, viene poi portata alla torchiatura
per avere un'ulteriore estrazione, no, di prodotto. Questo tipo di estrazione ulteriore che cosa dà in più al prodotto? Beh, diciamo che lì dentro abbiamo molta tannicità, perché comunque la parte, no, l'aspetto astringente del molto sapore. Astringente, che poi va dosato all'interno dei vini. Anche, ecco, il colore incide molto con questo? Incide molto anche il colore, e anche quello poi nelle varie percentuali va inserito all'interno dei vini. Anche la temperatura, ho notato che ha sottolineato il discorso del raffreddamento del mosto. Al di là del discorso dell'esigenza del raffreddamento, la temperatura quanto incide nella preparazione di un buon Lambrusco in questo caso? Ma diciamo che con l'avvento del freddo abbiamo risolto tanti problemi, ecco, ma non solo nel Lambrusco, un po' in tutti i vini. Ecco. Un po' è stato un po' l'uovo di Colombo, in modo tale che tenendo controllate le temperature possono ottenere fermentazioni di un certo tipo o tenere sotto controllo delle fermentazioni. Quindi la temperatura è fondamentale, perché a seconda della gradazione che abbiamo all'interno dei mosti si attivano o si disattivano degli enzimi e dei microorganismi. Ecco. Quindi la temperatura è diventato un fattore oggi molto determinante. E questa struttura, questa cantina, è stata una delle prime nella zona del Lambrusco a dotarsi proprio di questa tecnologia. Tecnologia, comunque una serie di lavorazioni molto attente, la temperatura e tutto, però ovviamente si parte sempre dal prodotto iniziale, che è quello dell'uva, che è quello più importante. Beh, io credo che sicuramente... E qui è determinante il Grappello Ruberti. In questo caso è determinante il Grappello Ruberti, come sono determinanti anche le altre varietà, perché ricordiamo che noi non lavoriamo solo a Grappello Ruberti, ma lavoriamo... Quali anche? Proviamo a ricordarne qualcuna? Beh, lavoriamo Ancellotta, lavoriamo il Lambrusco Maestri, il Salamino, il Marani... Queste sono principalmente le uve che noi lavoriamo, poi abbiamo una piccola produzione di bianca, no? Dallo Chardonnay al Bianco Trebbiano. Però ovviamente il fiore all'occhiello è il Grappello Ruberti, perché qui insomma ha le sue origini, ma anche i suoi mezzi e le persone per quel che servono per quanto riguarda la trasformazione. Allora andiamo a conoscere questo fiore all'occhiello, ci spostiamo in vigna, andiamo a conoscere da vicino il Grappello Ruberti. Ed eccolo qua il protagonista di tutto quello che stiamo affrontando in questa puntata. Un grappolo d'uva magnifico, Grappello Ruberti. Abbiamo con noi qua il tecnico viticolo Mentore Bernini, intanto grazie di essere venuto qua al tempo della semina, in questa vigna di Quistello. Grappello Ruberti, un nome che ormai anche tra gli appassionati di vino di Lambrusco comincia a circolare sempre più insistentemente, ma sulla quale adesso proviamo a fare anche un po' di chiarezza. Cos'ha questa... cultivare questo tipo di uva per poter essere così apprezzata per chi deve poi vinificare Lambrusco? Beh, direi che questo è un vitigno molto molto interessante, soprattutto perché è un vitigno autoctono del territorio, un vitigno quindi nato a Quistello, ma le sue caratteristiche qualitative non sono perché è nato a Quistello, ma perché ha delle caratteristiche proprio intrinseche molto particolari. È un, diciamo, un vitigno, è un'uva che dà un vino di qualità superiore, quindi tra i Lambruschi diciamo che qui nel Mantovano è, insieme al Lambrusco Vedanese, è tra virgolette il re dei Lambruschi. Perché? Perché questo è un vitigno che consente anche di vinificare, ma soprattutto di durare nel tempo. Mentre tutti i Lambruschi alla fine dell'opera devono essere consumati entro un tempo abbastanza limitato, che è quello dell'anno, l'anno e mezzo, questo invece esprime le proprie caratteristiche anche successivamente. Quindi, diciamo così, l'aspetto tannico lo perde negli anni e quindi deve appunto maturare. Deve appunto, cioè, ha una complessità di sapori diversa da quelli delle altre uve. Sì, è molto più corposo e diciamo che deve maturare, il vino deve maturare. E quindi è una caratteristica di un vitigno che è molto 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 pregiato alla fine. Chicchi piccolini, buoni da mangiare. Anche però, buoni da mangiare, per cui è simpatico anche assaggiarlo. Però emerge chiaramente la buccia coriacea. E con quella sensazione tannica che dicevi tu, cioè quindi sì, conta molto, la buccia conta dolce, molto. Ma nello stesso tempo è quell'aspetto tannico, ma direi la caratteristica principale è che quella buccia così coriacea permette anche all'uva di conservarsi meglio nel periodo, diciamo, autunnale, nel senso che eventuali piogge in pre-vendemmia non danneggiano particolarmente questo tipo di vitigno. La siccità di quest'anno ha creato qualche problema all'uva Grappello Ruberti, oppure ha resistito bene, si è dimostrata, perché insomma la siccità ha messo un po' in difficoltà tante coltivazioni? Ma direi che questo è un vitigno, noi adesso siamo qui che stiamo guardando un vigneto che ha più di 50 anni, e diciamo un po' tra quelli che hanno fatto la storia qui del territorio del Grappello Ruberti.
Ecco, questo ha resistito bene, i vigneti hanno resistito. Certo che in annate come queste, dove il clima tende più ad essere un clima del sud rispetto a un clima del nord, effettivamente gli interventi irrigui diventano naturalmente a volte necessari. Ecco. E da quest'uva qua che vino dobbiamo aspettarci quest'anno? Ah, questa è un, diciamo che un'uva di qualità, perché alla fine presenta naturalmente una maturazione adesso punto giusto, la sanità, siamo riusciti a mantenere anche nei vigneti del territorio una giusta sanità, perché per fare il vino buono serve il vitigno di qualità, e questo naturalmente è indispensabile, e questo è tra quelli che veramente possono dare la qualità. Serve naturalmente il giusto grado di maturazione, e direi che quest'anno siamo riusciti comunque a raggiungerla grazie anche al clima dell'estate. E poi è fondamentale, importante, la sanità del grappolo, e la fortuna di questo vitigno è quello comunque di mantenere questo vantaggio, questa priorità. Questo aspetto anche tutto particolare. Sì, molto particolare. La caratteristica di questo vitigno è anche quella che è nato un po' qua, nato qua in questo territorio. E sembra che Ugo Roberti, lo studioso che l'ha, diciamo così, che l'ha trovato, che l'ha ricercato, che l'ha selezionato, l'abbia trovato, diciamo così, un traccio lungo le argine del Secchia, lungo il corso del Secchia. Poi probabilmente l'aveva selezionato, eccetera, aveva fatto delle selezioni, ma di fatto succede che ha selezionato un gran bel vitigno. E poi, come spesso succede, anche da un intuito positivo si riesce ad arrivare a qualcosa di importante. Sì, importante anche perché diciamo che la provincia di Mantova ha anche investito su questo vitigno, nel senso ha cercato di sviluppare un discorso di selezione clonale, un discorso di campo sperimentale dove noi abbiamo messo anche a confronto il Lambrusco Vedanese con il Grappello Roberti. Abbiamo fatto una selezione appunto dei vitigni, diciamo così, tra virgolette, della popolazione migliore di Lambrusco Vedanese, quindi in un'ottica così di valorizzazione dei vitigni del territorio, questo naturalmente è entrato a pieno titolo proprio per le sue caratteristiche. E poi naturalmente dobbiamo considerare che con una macchina da corsa, che è questo vitigno, bisogna naturalmente adeguare tutto quello che è. Sì. Dopo ci vuole il pilota, ci vuole tutta una serie di interventi, pilota. Però diciamo che la base di partenza è ottima. Sì, la base di partenza è ottima. E poi soprattutto, mentore, un tipo di uva di questo genere, essendo poi mantovana al 100%, è anche un orgoglio per il nostro territorio. Ci rivediamo tra poco alla cantina sociale di Quistello. Tanto grazie. Grazie a voi. Guardate che gemma, non stiamo parlando di una pietra preziosa, ma di una bottiglia di Lambrusco di Quistello. Siamo ritornati dalla vigna qua alla cantina sociale di Quistello, sempre con Luciano Bulgarelli. Allora, abbiamo visto la pigiatura, abbiamo visto il protagonista principale, il Grappello Roberti, che dà origine a questo vino così importante. Dalla pigiatura, dal mosto, si arriva al vino. Attraverso quali passaggi? Perché ovviamente noi stappiamo la bottiglia, degustiamo, però non sappiamo tutto il lavoro che c'è dietro. Beh, il lavoro è un lavoro molto di per sé semplice, ma però è fatto di tanti piccoli particolari e soprattutto di tanta dedizione di tempo, perché questo è un aspetto molto importante. Nonostante che il Lambrusco sia un vino d'annata, però per lavorare certi lambruschi serve del tempo, perché devono maturare e perché arrivano sulle tavole del consumatore al top di quello che possono dare da questo punto di vista. Beh, dopo la pigiatura, dopo la prima fermentazione, poi i mosti vengono filtrati, trattati, ma soprattutto vengono bloccati con la temperatura, come dicevo prima, e poi rimangono fermi per la preparazione dei vini base, dove da lì noi prendiamo il vino base, l'enologo prende il vino base e lo introduce all'interno delle autoclavi, perché noi facciamo una fermentazione mista tra una fermentazione in autoclave e poi una rifermentazione in bottiglia. Quindi abbiamo una prima fermentazione che la facciamo in autoclave, che non è nient'altro che una bottiglia gigante, chiamiamola così, sì, e la esprimiamo in questo momento, dove il vino viene riscaldato, gli vengono messi i fermenti necessari per scindere quello che è lo zucchero in alcol e CO2, perché la bollicina è fatta da anidride carbonica, esatto. Una anidride carbonica naturale, perché una volta si gasava, ma adesso non è più possibile, anche perché per ottenere certi tipi di prodotti, insomma, non si può neanche alterare, non si va a alterare quello che è il prodotto. Quindi
I fermenti servono a fare questo tipo di operazione e quindi c'è una prima fermentazione, una presa di spuma all'interno di queste autoclavi, dopodiché il vino viene riportato a 4 gradi, portato alla linea di imbottigliamento, viene imbottigliato a 4 gradi e poi va nei magazzini di stoccaggio, non diciamo per l'invecchiamento, perché non si può parlare di invecchiamento del Lambrusco, ma però chiamiamo di maturazione di bottiglia, affinamento in bottiglia. Ecco, noi abbiamo dei Lambruschi che stanno mediamente un mese e mezzo, come abbiamo dei Lambruschi che invece ci stanno anche 6, 8, 10 mesi in affinamento di bottiglia. La differenza al palato? Beh, la differenza al palato è sicuramente sta nell'incorporazione della bollicina, soprattutto. Nel senso che un Lambrusco giovane che subisce questi passaggi molto rapidamente, la bollicina è una bollicina sì evanescente, però non è incorporata all'interno del vino. Parlavi di bollicina, una bollicina molto piacevole che ha reso apprezzato, è uno degli elementi che ha reso apprezzabile il Lambrusco anche fuori dai nostri confini. Ed è un vino sul quale si può investire tanto, sul quale il Consorzio Vini Mantovani sta investendo tanto, cioè cos'è che ha reso il Lambrusco anche più competitivo sul mercato, che state tentando o che diciamo avete aggiunto per poterlo rendere ancora più competitivo sul mercato? Perché è un vino comunque d'impatto, cioè che non lascia indifferenti, anche se ha avuto, anche se tante volte è stato bistrattato. Diciamo che dopo anni di essere bistrattati, ma la colpa era anche nostra, no? Perché sicuramente non sapevamo proporre neanche il prodotto, forse abbiamo lavorato innanzitutto sul prodotto, innanzitutto per migliorarlo, per renderlo più gradevole e senza perdere quella che era la nostra identità. Perché a differenza di altre zone di produzione del Lambrusco, Mantova ha mantenuto una propria identità, poi ogni azienda si è specializzata, no? Comunque ha delle piccole diversità, che è un fatto importante. Allora salvare la tipicità non significa massificare il gusto alla fine? No, io credo di no, le due cose comunque devono comunque controbilanciarsi, esatto. Ecco, perché non possiamo pensare, no, che una bottiglia di Lambrusco, no, possa costare, no, delle cifre esagerate, perché è un'altra fortuna del Lambrusco che comunque hai un buon vino con un buon rapporto qualità-prezzo, perché questo è l'aspetto importante, perché oggi sul mercato i vini che stanno avendo più successo, al di là della bontà e della fermentazione di quel vino, è il rapporto qualità-prezzo, dove la gente oggi si sta molto molto più attenta. Il Lambrusco è molto apprezzato in Italia, qua da noi. All'estero? All'estero il Lambrusco è il vino che viene più bevuto, è più venduto al mondo, quindi come si può dire, nell'universo del Lambrusco, il Lambrusco va da tutte le parti, no? Nel senso che va dall'America, sta andando verso la Cina, sta andando verso la Russia e quant'altro. Il fatto che sia molto apprezzato all'estero, sia più bevuto, può creare qualche piccolo problema sulla qualità? Oppure il consorzio come intende muoversi anche per salvaguardare questa qualità? Anche se in parte l'avete già comunque... Ma guarda, il consorzio su questo credo che sia abbastanza inderogabile. Poi è ovvio che quando si va in altri paesi bisogna adattare anche un po' verso i gusti, no? O almeno il primo approccio è affrontare verso i loro gusti. Però assieme a questo non ci dimentichiamo che poi gli portiamo anche, non dico l'altro tipo di Lambrusco, ma gli si porta il Lambrusco mantovano. Torniamo un attimo sulla produzione di questo vino. Siamo in una zona, Quistello, che sappiamo cosa è successo a maggio, insomma il terremoto ha chiaramente lasciato dei segni importanti, e in una zona dove si era investito tanto sulla promozione del territorio e delle eccellenze del territorio, una delle quali appunto è il Lambrusco. Il terremoto che segni ha lasciato sulla produzione? Se ne ha lasciati? Diciamo che non per esorcizzare un terremoto, perché fin per carità uno basta e avanza ogni 500 anni da, esatto, questo punto di vista, però ha portato bene, ha portato che tutti i volontari che sono venuti in queste zone hanno bevuto del Lambrusco. A distanza di alcuni mesi questi stanno ritornando, perché il prodotto gli è piaciuto, quindi al di là dell'aspetto solidale, oggi c'è anche un aspetto di carattere commerciale, quindi credo che il terremoto noi ci siamo andati da fare subito, ecco, sia come azienda e sia come azienda, essendo questa una cooperativa quindi che raccoglie 200 soci, tutti ci siamo andati da fare. La cooperativa, il primo obiettivo era rimettersi in sesto, no, per la vendemmia, perché questo era il primo obiettivo. L'altro obiettivo, ripeto, è stato quello che insomma su questi territori sono venute tanta gente che non conosceva il Lambrusco e oggi lo conosce. Tanti prodotti, allora la cooperazione produce anche cose molto interessanti come questa. Dopo una piccola pausa ritorneremo ad assaggiare il prodotto finale, a fra poco.
Rieccoci qua, Luciano. Adesso diciamo che è arrivato il momento, quello più piacevole in assoluto. Andiamo ad assaggiare un buon Lambrusco mantovano. Andiamo ad assaggiare, visto che si è parlato tanto, no, di Grappello Ruberti. Questo è un Grappello Ruberti in purezza, nella versione rossa classica di come deve essere il Lambrusco mantovano e il Lambrusco di qui. Poi vabbè, consentimi anche un po' di orgoglio territoriale, perché essendo del basso mantovano anch'io, di fronte a queste cose qua, un po' di emozione c'è sempre. Eccoci qua. Caratteristiche, diciamo, quella visiva? Beh, quella visiva io credo che sia la spuma, che è una spuma che rimane molto, però con una bollicina molto sottile. Adesso, peccato che il vino è rosso, quindi si fa fatica a vedere la bollicina internamente, però c'è una bollicina che è molto molto sottile perché è stata sicuramente incorporata. La spuma deve essere evanescente, quindi piano piano se ne deve andare da sola, non deve essere aggressiva, perché questo è uno degli aspetti del Lambrusco mantovano rispetto ad altri lambruschi. La bollicina è una bollicina molto, molto apprezzabile. Deve avere una sua persistenza sul momento, ma poi pian piano deve allontanarsi. Deve essere evanescente. Perché questo poi è una risultanza che poi avvertiamo anche in bocca. Che poi risultiamo anche in bocca. Poi qui ci sono i profumi, che sicuramente ci hanno dato dei profumi, no? Soprattutto di prugna, di frutta rossa, sostanzialmente di confetture, e che poi si sente anche al palato. Che dire, non abbiamo parole. L'abbinamento, visto che si parla tanto di abbinamento, a parte quelli più tradizionali che conosciamo, c'è qualche cosa che avete pensato, abbinamento particolare? Cioè, noi non pensiamo, poi alla fine vediamo, no, come vengono abbinati i nostri vini, e devo dire che si sta spaziando dal pesce agli stracotti, sta andando, cioè al di là della classica cucina mantovana, questi tipi di Lambrusco ormai si stanno sposando con altre cucine e non ha nulla che invidiare, no, con altri vini. Ma il Lambrusco riesce anche a sfidare l'abbinamento col pesce, quello che accennavi? Certo. Visto che di solito si dice sempre pesce, vino bianco. La bollicina e le sue caratteristiche che ha? La bollicina aiuta moltissimo, perché la bollicina serve a sgrassare, soprattutto con delle fritture o del pesce grasso, o di fiume, ma anche no di mare, e la bollicina la ha da padrona rispetto, poi per carità... Anche una certa freschezza di sapore rispetto magari a certi altri rossi? Certo, questo sì. Beh, altri rossi fermi sarebbe un po' dura, ecco, affiancare, invece la bollicina, proprio per la sua freschezza, la sua fragranza, riesce a stare anche con questi piatti. Benissimo, allora concediamoci un altro sorso di Lambrusco mantovano e un consiglio per il coltivatore. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, grazie a Luciano Bulgarelli, consorzio Vini Mantovani e Cantina Sociale di Quistello, un percorso un po' a 360 gradi nel mondo del Grappello Ruberti del Lambrusco, con anche alcune prelibatezze come appunto il vincotto. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'appuntamento è tra 7 giorni. Arrivederci. In collaborazione con Apima Mantova, Coldiretti Mantova, Latteria Sociale di Roverbella.